novembre 1918 finiva la prima guerra mondiale. Quest'anno ricorre appunto il centenario della fine della prima guerra mondiale. Cari concittadini, autorità militari, civili e religiosi, nel porgervi un caloroso saluto desidero ringraziarvi per essere tutti qui presenti, per partecipare a questa cerimonia in memoria dei caduti e celebrando la festa delle Forze Armate. Oggi appunto 4 novembre si celebrano le Forze Armate dei nostri caduti in guerra. Si rende cioè omaggio a tutti quegli italiani, uomini e donne che hanno perduto la propria vita per la patria, per la libertà e per costruire un futuro di pace. Prima però di continuare il mio discorso, volevo esprimere a nome di tutta la comunità di Trappeto solidarietà e cordoglio alla comunità di Casteldaccia e Vicari per la tragedia che li ha colpiti a causa del maltempo di questi giorni, dove sono morti 10 persone. Una famiglia intera di 9 persone a Casteldaccia, dove c'erano presenti 3 bambini, uno di 1 anno, uno di 3 anni e uno di 15 anni. Insieme ai propri nonni e ai propri familiari hanno perso la vita. E una persona a Vicari. Vicinanza a tutte le famiglie delle vittime. Per fortuna da noi non è successo niente o quasi nulla. Dobbiamo sempre ringraziare il Signore che purtroppo in questi eventi non prevedibili tutto finisca sempre per il meglio. Dicevo, in questa giornata solenne riteniamo doveroso ricordare i tanti cittadini di Trappeto che hanno perso la loro vita nel corso delle 2 ultime guerre. Essi rappresentano la nostra gente, i nostri eroi, le vite umane sacrificate per costruire un futuro migliore e per ristabilire le condizioni di libertà che oggi ci consentono di vivere liberi e meritevoli di una civiltà democratica. Un sacrificio estremo e nobile al tempo stesso, ma precursore di un importantissimo risultato, il definitivo conseguimento dell'unità nazionale. Per questo riteniamo che la giornata che oggi si sta celebrando in tutta Italia non debba essere solo un omaggio alla memoria, ma anche un impegno di fedeltà ai valori fondamentali, solennemente sanciti nella nostra Costituzione, che legano in una realtà che va oltre i semplici confini del nostro comune, le multiformi varietà culturali e territoriali del nostro bel paese. Infatti, nazioni che in passato hanno vissuto il dramma della guerra, oggi si aggregano e mettono in comune risorse, condividono politiche e valori sotto la bandiera dell'Unione Europea, con principi, convinzioni ed esperienze comuni e con l'obiettivo della pace, della difesa, dei diritti umani, della democrazia e della giustizia. Mai come oggi l'Unione Europea rappresenta la nostra ancora di salvezza, soprattutto in momenti come quello attuale, di grave crisi economica che tormenta ancora il nostro Paese e che da tempo preoccupa fortemente tutte le popolazioni mondiali. Ma proprio in questi momenti di grande incertezza, le Forze Armate rappresentano le vere protagoniste dell'unità nazionale, perché hanno trasformato e adeguato la loro funzione e i loro compiti alla necessità contingenti costituite dalla solidarietà fra i popoli. Rivolgiamo dunque un pensiero ed un omaggio a quanti, con grande spirito di servizio e senso di abnegazione, in varie parti del mondo lavorano mettendo a repentaglio la loro vita per garantire la sicurezza e per l'affermazione della pace e della libertà. Il loro è un compito fondamentale perché ci aiutano a coltivare un equilibrio fatto di rispetto delle regole e di sicurezza che altrimenti sarebbe difficile mantenere. E lo fanno ogni giorno, non solo dentro la divisa che portano, ma come cittadini, padri, madri, fratelli, mariti e mogli, come gente che è parte del bene comune
e ne è al contempo anche esempio. Li incontriamo sempre sulle nostre strade, abbiamo la fortuna di vederli all'opera anche su una delle emergenze oggi più sensibili del Mediterraneo. Sono loro le braccia tese per salvare dal mare le vite di migliaia di migranti e rendere così meno impressionante il bilancio di quanti diventano vittime della fuga verso un futuro migliore, dal presente di guerra e persecuzione che non consente loro di vivere liberamente. Questa è la ragione per cui oggi celebriamo forze che sono anche le nostre risorse migliori e che rappresentano quello Stato di cui ognuno di noi è parte. Come istituzioni chiediamo collaborazioni ogni giorno a questi concittadini perché abbiano la necessità di rendere la nostra città vivibile e accogliente, anche in uno dei pericoli più complessi della sua e della nostra storia. E ciò diventa possibile grazie appunto al loro impegno, alla volontà che mettono per migliorare per quanto possono le condizioni di tutti noi. Malgrado le difficoltà che devono affrontare per stare dalla parte dei cittadini e a tutela della sicurezza della comunità. Allora, a nome del nostro Paese, voglio rendere il più alto e semplice grazie a tutte le forze dell'ordine, a quanti appunto ci tutelano nei perimetri delle nostre città e del nostro Paese e a quanti hanno scelto di farlo all'estero, perché i valori di pace e cooperazione a cui anche la nostra Costituzione si ispira siano forti e chiari ovunque e in qualsiasi condizione. Dobbiamo ripudiare qualunque forma di violenza e di guerra, a vantaggio di una dura, incessante e determinante lotta che lo Stato quotidianamente combatte per l'affermazione appunto della legalità e della giustizia. In questo giorno di commemorazione delle Forze Armate esprimo appunto la mia più profonda gratitudine per tutti i nostri caduti e per le loro famiglie, che hanno dovuto sopportare enormi sofferenze per la scomparsa dei loro mariti, figli e genitori. Il mio pensiero grato va a tutti i nostri militari impegnati nelle missioni di pace. Vorrei aggiungere un'ultima considerazione in merito a questa giornata. Ritengo che sia doveroso in questo giorno di festa rendere loro onore, ricordandoli e portandoli all'attenzione dei giovani, delle giovani generazioni. Ritengo però che affinché questa commemorazione non si traduca in un vuoto esercizio retorico, sia dovere di ognuno di noi rendere loro onore con il nostro comportamento quotidiano, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità di lavoro e familiari. Rendere loro onore significa fare il nostro lavoro con onestà, dedizione, competenza ed amore, sapendo che ognuno di noi, ciascuno per le proprie responsabilità, contribuisce in questo modo al bene comune, quel bene che i nostri caduti ci hanno garantito con il loro sacrificio. Concludendo, la festa delle Forze Armate e la commemorazione dei caduti per la patria ci devono consegnare una breve riflessione alle giovani generazioni, ai giovani di questo piccolo ma prezioso territorio, affinché le parole, i significati, i simboli di questa giornata possano indurli alla ricerca di un coinvolgimento e di un impegno civile, sociale, politico. Colgo l'occasione e concludo per ringraziare il consigliere Francoforte Salvatore, che in collaborazione con l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, la sezione di Trappeto, hanno organizzato questa bellissima giornata. Ringrazio l'Associazione Nazionale Combattente Reduci Sezione di Partinico, nella persona del Presidente, signor Giovanni Mazzola, l'Associazione Nazionale Carabinieri, nella persona del Luogotenente Benedetto Salvino, medaglia d'oro vittima del terrorismo, l'Associazione Nazionale Bersaglieri, sezione di Palermo, che purtroppo per motivi appunto causa maltempo non sono presenti oggi qui con noi, la Banda Musicale di Trappeto, Padre Filippo Caiola per la sua sempre disponibilità, le autorità civili e militari, il maresciallo Pompa, il comandante Russo e i suoi collaboratori e tutti voi cittadini presenti oggi in questa piazza. Un grazie di vero cuore, viva le Forze Armate, viva l'Italia!